idea mi ha affascinato dal primissimo momento, era quello di dare una risposta alle persone svantaggiate, tutte le categorie delle persone svantaggiate, ai disabili, agli anziani, ai ragazze madri, a chi perde il lavoro, e di sviluppare nel terzo settore da soli, con le proprie forze, una risposta ai bisogni. Questa è una cosa straordinaria. Ci stiamo lavorando da un anno per capire la forma. Il Movimento Giovanile Salernitano ha già una forma, che è quella delle antenne sociali, dove sono onorato di essere responsabile dell'antenna sociale di Battipaglia. Che cos'è l'antenna sociale? L'antenna sociale è uno sportello di ascolto dei problemi, ma è uno sportello di raccolta delle esigenze del territorio per poi affrontarle con la rete, direttamente con la rete, e imporre ai politici di guardare verso il basso, nel senso che viene stravolto. Battipaglia è stato il terreno di conquista dove, a secondo del proprio tornaconto personale, si creavano le esigenze, cioè si creava l'esigenza e c'era un tornaconto personale del politico di turno. Rete Solidale e il Movimento Giovanile Salernitano e l'antenna sociale con l'impegno sociale stravolge questa visione, raccoglie i bisogni, li mette insieme e dà voce con tutto il gruppo che vorrà far parte dell'esercito di MCS Battipaglia, con un gruppo compatto che lavorerà sulle esigenze. È una cosa che avevo rinunciato ad avvicinarmi in qualsiasi modo alla politica. In questo modo non ci avviciniamo alla politica, ci avviciniamo come un gruppo che deve costringere la politica a guardare verso una direzione che fino adesso non ha mai fatto. Quindi questo, in parole povere, è quello che per me rappresenta l'MCS, è quello che rappresenta l'antenna sociale di Battipaglia.